Nata con criteri economici di costruzione, dovendo essere linea secondaria rispetto ai grandi collegamenti con l'Europa orientale della Transalpina e la Vulkainerbahn, la Pontebbana diventò di importanza primaria quando, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Jugoslavia si insinuò a Cuneo nella zona di Jesenice, interrompendo di fatto le linee di collegamento tra il porto di Trieste e il centro Europa. Divenuta così la porta orientale dell'Italia verso l'Austria e la Cecoslovacchia, la Pontebbana fu elettrificata in corrente continua a 3000 volt nel 1935. Da parte austriaca, il 5 ottobre 1952 vede l'inaugurazione in corrente alternata a 15.000 volt, 16 e 2 terzi Hz. Quasi simbolo di spettacolarità della Pontebbana è il grandioso ponte di muro, costituito da un ponte in ferro con accessi a viadotto lungo 162 metri. Vicino al ponte di muro il viadotto del rio Pontuzzo, lungo 83 metri, incassato tra le gallerie Ponte di Muro prima e rio Pontuzzo seconda. Il ponte di Chiusa Forte, di 155 metri. Il ponte di Ponte per Aria, di 168 metri, è il più grande viadotto della vecchia Pontebbana prima del nuovo tracciato del 1988. Il primo grande problema della Pontebbana era costituito dagli incroci fra i lunghi treni merci. I macchinisti dovevano mantenere i convogli entro le traverse limite e i dirigenti in movimento stabilire in quali stazioni effettuare gli incroci. Nel periodo compreso tra il 1956 e il 1971 vennero così create nuove stazioni atte allo scopo, mentre ad altre fu prolungato il piazzale. Sul grande viadotto di Donia sta arrivando in stazione il merci 53461 Pontebba Brescia Scalo, incrociante il 43028 Venezia Mestre Villaco Sud.
la sala dirigenti movimento di Pontebba che telecomanda Pietra Tagliata e la Glesie San Leopoldo. Appena pronti, via libera dal binario 9, appena pronti, via libera dal binario 9 per 53456, vai avanti che ti faccio un paletta. Nuovo l'aggancio a via impedita. 8 e 19 all'aggancio via impedita. Sul nuovo quadro luminoso vediamo l'itinerario di partenza per il merci, fermo al nono binario. La stazione, costruita nel 1969, sostituì la vecchia Pontafel austriaca un tempo al centro del piazzale. I lavori di ampliamento furono rilevanti, poiché Tarvisio Centrale, per le sue dimensioni, non poteva svolgere servizio doganale. Sala dirigenti col banco dell'apparato ACEI, con i relativi pulsanti, la radio per le comunicazioni coi manovratori e il microfono per gli annunci. Viene creato l'itinerario di arrivo per il merci 43020 proveniente da Bologna a San Donato e diretto a Villaco Sud. Sul quadro luminoso l'itinerario è evidenziato in bianco e termina in quinta. Le linee rosse rivelano l'occupazione dei binari primo e terzo. Dopo la partenza dell'Espresso 232 gondoliere, arriva il merci trainato da due E652. Il complesso binato si rende necessario da Pontebba per la pendenza al 22 per miglia. La stazione di Villaco Centrale vede un traffico di circa 220 treni al giorno. Collegata con quasi tutta l'Europa centrale, orientale e meridionale, sede compartimentale con Vienna, Linz e Innsbruck, è posta al chilometro 164,3 dell'antica ferrovia Maribor-Fortezza ed è raggiunta anche da materiale di altre amministrazioni. La stazione dispone di tre grandi cabine degli apparati sotto diretto controllo della sala dirigenti movimento. La 110 delle ferrovie tedesche è in testa ad un treno diretto in Olanda.
L'Intercity Drau-Kurier, proveniente da Vienna, termina la corsa sullo stesso binario dell'Intercity Triglav da Lubiana, composto da automotrici diesel derivate dalle nostre 668. Nella sala dirigenti movimento troviamo ancora i vecchi apparati della Südbahn risalenti al 1879. Le grandi stazioni, infatti, sono solitamente dotate di apparati molto più vecchi di quelli minori. Con questi i dirigenti danno i consensi alle cabine per gli itinerari di arrivo e partenza. In appoggio ai vecchi apparati, un moderno quadro luminoso rileva le occupazioni dei binari. Udine, importantissimo nodo ferroviario, è dotata di un grande deposito locomotive. Qui confluiscono le linee da Venezia, Treviso, Pordenone, da Palmanova, dove si congiungono le linee da Cervignano e San Giorgio di Nogaro, e da Trieste via Monfalcone Gorizia, oltre la Pontebbana. Sta per entrare in stazione il regionale 5952 proveniente da Trieste. Il deposito ha in dotazione anche materiale diesel per la linea Pedemontana-Gemona-Sacile.
La E652089, giunta da Venezia a Santa Lucia e assegnata al deposito di Verona, è la titolare dell'Eurocity 30 Romulus fino a Tarvisio. A sinistra vediamo il segnale di partenza disposto a via libera, sotto il quale è posto un triangolo che impone velocità 30 da mantenere fino al deviatoio estremo di Udine. Presa la direzione 1 come da indicatore di direzione, vediamo a destra la linea per Gorizia Monfalcone Trieste e a sinistra del deposito il binario non elettrificato della linea privata Udine Cividale. Inizia ora un tratto con numerosi passaggi a livello, tutti automatici, causa di forte contrasto tra Ferrovie dello Stato e amministrazione comunale. Essendo stato posto il veto per il raddoppio del binario tra Udine e il posto movimento VAT, a lavori ultimati la linea passerà sulla nuova circonvallazione esterna. Ecco il deviatoio estremo di Udine. Come prescritto dal segnale, il treno manterrà velocità 30 fino a quando l'ultima vettura non lo avrà superato. Dopodiché si porterà a 140 km orari. Le tavole di orientamento a righe orizzontali ci annunciano il segnale di avviso del posto movimento VAT, località della periferia di Udine dove confluisce la circonvallazione, proiettante luce verde.
segnale di protezione dà luce verde, via libera con avviso di via libera. Sulla destra i lavori per la nuova circonvallazione di Udine. Acquisito, percorriamo un binario sul quale transitano in ambo i sensi i treni viaggiatori, mentre l'altro è riservato ai merci. Il passaggio dei treni viaggiatori dall'altro binario avviene all'ultima deviata del posto movimento VAT, lontano dalla stazione. Comincia il tratto in funzione dal 1985. Dato l'andamento del tracciato, come può essere rilevato dalla diversa pallificazione della linea aerea, è stato sufficiente procedere al raddoppio. La velocità ammessa è di 150 km orari, ma il treno, per grado di frenatura ed impostazione di velocità in fascicolo orario, non può superare i 145. Della Royale, un tempo stazione, è stata trasformata in fermata impresenziata con l'attivazione del raddoppio e quindi abbandonata. Su questo tratto di linea è in funzione provvisoriamente da Udine il blocco elettrico manuale. In futuro verrà attivato quello automatico a correnti codificate e banalizzato. Si avvicina al posto intermedio di Tricesimo San Pelagio. Vediamo gli scambi immobilizzati del futuro posto di comunicazione. Quindi si transita per la nuova fermata di Tricesimo San Pelagio, posto di blocco 4. Sulla destra si possono distinguere i resti del vecchio piazzale. Siamo qui al punto della prima variante della linea che un tempo si allontanava verso sinistra per poi, con una S, aggirare le colline moreniche. La galleria Gardiana, di 756 metri, è stata costruita a cielo aperto come la successiva. La pendenza è qui al 10 per 1000.
mentre le tavole ci annunciano il segnale di avviso di Tarcento, la galleria Noyaret di 373 metri. Dopo l'uscita, più avanti sulla sinistra, i ruberi del vecchio ponte della tranvia Udine-Tarcento. Transita per la stazione di Tarcento, dove termina il blocco elettrico manuale e inizia quello elettrico con tassi. Il treno supera in precedenza il regionale 5982 Udine-Carnia, fermo sulla sinistra. Fra qui e Artegna, il nuovo tracciato, aperto nel 1987, coincide col precedente, salvo lievi varianti. Ormai fermata impresenziata. Da qui a Gemona il tratto nuovo è stato aperto nel 1992. Mentre vediamo allontanarsi l'antico tracciato a sinistra, saliamo con una pendenza del 9 per 1000 per attraversare Gemona da un'altezza di 5 metri. Le tavole d'orientamento, di tipo distanziometrico, annunciano il segnale d'avviso della stazione.
sinistra proviene la linea Pedemontana da Sacile. A destra vediamo il nuovo fabbricato viaggiatori di Gemona, la cui forma ricorda intenzionalmente un vagone merci. Terminati i lavori per lo scalo merci, si sta ultimando il nuovo piazzale. Secondo segnale di partenza di Gemona. Entreremo fra breve nella nuova galleria di ospedaletto di 204 metri. Sulla sinistra, parzialmente nascosto dalla vegetazione, l'imbocco della galleria del vecchio tracciato. Alla fine, la prima galleria artificiale di 60 metri contiene la spinta della collina. È iniziato il tratto con traverse in cemento armato precompresso. Galleria del Monte Ercole di 434 metri. Nuovo viadotto dei Rivoli Bianchi di 1050 metri. Benzone, fermata impresenziata. Queste tavole di orientamento precedono il segnale d'avviso di Carnia che mostra due luci, giallo e verde lampeggiante, avviso di velocità 60. Tra breve, infatti, si avrà il passaggio dal doppio al semplice binario con deviata. Viadotto Portis di 510 metri. Prima del segnale di protezione, una tabella di avviso di rallentamento a 75 inserito in orario e quindi il segnale rosso-verde, velocità 60 e avviso di via libera. Solitamente il passaggio dal doppio al semplice binario avviene in stazione. In questo caso l'eccezione è dovuta ai lavori del nuovo tracciato.
Vediamo a destra il punto di rallentamento a 75 costituito da una tabella rettangolare gialla. La sua fine è segnalata da una tabella rettangolare verde. Di notte, entrambi i segnali proiettano due luci orizzontali, gialle o verdi, a seconda del tipo. Il piccolo ponte sul Rio Grandezo, di 15 metri. A Carnia il treno può aumentare la velocità a 80 ed entra nel tracciato abbandonato il 12 luglio 1995 e inaugurato il 19. Termina il blocco elettrico contassi e ritorna il blocco elettrico manuale. Mentre si vede allontanarsi la nuova linea col viadotto sul Fella, percorriamo la tratta Carnia-Resiutta, inaugurata il 7 maggio 1877. Ponte sul Rio Tagliezzo, di 25 metri. Data la tortuosità del tracciato, la velocità è di 80 km orari. Si piega verso est nell'ampia valle del fiume Fella per entrare nella zona chiamata la Grande Trincea. L'ascesa è al 10 per 1000. A sinistra i resti dell'illuminazione posata per le frane conseguenti al terremoto del 1976. Galleria della Grande Trincea di 57 metri. Galleria Rio Barbaro di 90 metri, seguita dall'omonimo ponte di 10. Nuova galleria artificiale di 430 metri costruita negli anni 60. L'ascesa, dopo un breve tratto orizzontale, sale all'8 per 1000. Galleria della Pietra Scritta di 224 metri. All'uscita si transiterà per la fermata di Moggio, stazione fino al 1992. A destra si nota il binario deviato con gli scambi tagliati. Il segnale in fondo, ora d'avviso, era un tempo di partenza al quale era copiato l'avviso del successivo segnale di protezione di Resiutta.
La galleria Ponte di Moggio e Simonetti, formata dall'unione di due gallerie mediante tratto artificiale, è lunga 656 metri. Galleria dei Cinque Rivi, la più lunga della Pontebbana, di 789 metri più 134 di prolungamento artificiale. Vediamo la luce verde del segnale di protezione di Resiutta. In stazione incrociamo il treno 53585 Pontebba Osoppo. Ponte sul torrente Resia di 58 metri. Da Resiutta a Chiusaforte la linea entrò in funzione il 14 marzo 1878. L'ascesa è del 10 per 1000. Galleria Resiutta di 162 metri. Nei lavori svoltisi tra il 1956 ed il 71, come si è detto, vennero creati nuovi posti d'incrocio. Uno di questi era il posto movimento Roveredo che, per il modulo d'incrocio con capacità in assi ridotta, ebbe vita breve. A destra ne vediamo i resti sommersi dalla vegetazione. I pali della linea aerea, con tiranti più lunghi, ne rivelano più chiaramente la presenza. Galleria di Ponte per Aria Prima di 229 metri. Allo sbocco il ponte di Ponte per Aria di 168.
Galleria di ponte per aria seconda di 188 metri, seguita dalla terza artificiale di 23, detta anche del Rio Frana. Galleria Rio Stock di 133 metri. Terza galleria di ponte per aria di 106 metri. Dopo il segnale di avviso di chiusa forte, entriamo nella galleria Villanova Prima di 161 metri. Galleria Villanova Seconda di 254 metri. Allo sbocco il viadotto sul Rio del Molino di 76 metri. Dopo il segnale di protezione di chiusa forte, la tabella esagonale gialla avvisa di un rallentamento a 65. Incrociamo il merci 53663 Pontebba Trieste Campo Marzio. L'ascesa aumenta a 16 per 1000. Questo tratto fu aperto il 27 luglio 1879 fino a Pontebba, antico confine tra Italia e Austria-Ungheria. Tabella di inizio rallentamento, anche questo compreso in orario, mentre si entra nella galleria artificiale quarta di 65 metri. Segue il grande ponte di chiusa forte di 155, poi la tabella verde di fine rallentamento e galleria Pian di Castello di 72 metri. Inizia ora il canale del ferro, la parte più bella della Pontebbana, e la velocità può aumentare a 80 km orari. Ponte sul Rio Patocco, di 42 metri. Quinta galleria artificiale Rio dei Forti di 137 metri. Viadotto Cadramazzo di 110 metri. Viadotto del Pero di 110 metri e la galleria di Cadramazzo di 197.
viadotto di pietra forata di 98 metri. Sesta galleria artificiale Rio dei Sassi di 101 metri. Settima galleria artificiale Vidali di 80 metri. Viadotto sul vallone Vidali di 94 metri. Vediamo le tavole di orientamento del segnale di protezione di Donia e si passa il vallone di Prato col viadotto di 150 metri. Entriamo nella stazione di Donia, allungata con il viadotto sui rii Cenglei Tepecile di 95 metri negli anni 60. Qui furono costruite tre stazioni. A sinistra vediamo l'attuale, poco più avanti a destra la seconda. Inizia il blocco automatico su semplice binario. Passiamo il nuovo viadotto di 230 metri, costruito nel 1975 a seguito del crollo del ponte preesistente, di cui vediamo i resti. Il tracciato fu qui parzialmente modificato, come rivela l'imbocco di una vecchia galleria. A destra si trova la vecchia stazione di Donia, abbandonata prima della Seconda Guerra Mondiale. Il ponte sul Rio Lavaz di 22 metri è seguito dalla galleria Chiout Martin di 64 e dal viadotto omonimo di 66. Viadotto sul Rio Lavaz di 46 metri. Galleria Mincicos di 63 metri. Viadotto sul Rio Costa da Presa di 120 metri. A sinistra l'avviso di rallentamento per lavori in corso. Viadotto sui tre rivi di 155 metri. Prima galleria del Rio Pontuzzo di 60 metri. Inizio rallentamento e seconda galleria Rio del Pontuzzo di 54 metri, seguita dall'omonimo viadotto di 83 e tabella di fine rallentamento. Galleria Ponte di Muro prima di 347 metri. Grandioso ponte di muro di 162 metri. Galleria Ponte di Muro seconda di 366 metri. Dopo il breve ponte sul Rio Confine di 8 metri, galleria del Rio Palate di 208. Ponte sul Rio Costa di 22 metri, galleria del Rio Costa di 135. Ponte sul Rio Tomba di 3 metri e galleria Rio Tomba di 66.
Dopo il ponte sul Rio Svaldo di 42 metri, entriamo nella stazione di pietra tagliata, risalente agli anni 60 e telecomandata da Pontebba. Ponte sul Rio dei Morti di 10 metri. Ponti sul Rio Boscone e sul Rio Busson, entrambi di 10 metri. Ottava galleria artificiale Busson di 137 metri. Tabella di avviso rallentamento a 60 per lavori in corso. Viadotto grande abrasione di 52 metri. Il segnale di protezione di Pontebba, con la sua luce gialla lampeggiante, ci dà via libera con avviso anticipato di via impedita ed entriamo nella galleria San Rocco di 659 metri. Il giallo lampeggiante si ha quando il segnale successivo, disposto a via libera, si trova a distanza ridotta da un altro disposto a via impedita, o a via libera per un percorso deviato. Il macchinista deve tener conto di tale distanza per mettersi in condizione di rispettare l'ultimo segnale. Pochi metri dopo l'uscita, il segnale d'inizio rallentamento. I lavori dell'attuale tracciato e del piazzale di Pontebba Parco, l'antica Pontebba delle Ferrovie dello Stato, stazione di trasmissione fra Italia ed Austria-Ungheria. A sinistra il segnale di fine rallentamento a 60 per i lavori di attivazione del nuovo tracciato e a destra l'area dove sorgeva l'originaria stazione demolita nel 1969. Le tavole di orientamento precedono il segnale di protezione interno di Pontebba posto a destra e perciò a vela quadrata. Proietta luce gialla indicando che il successivo segnale è disposto a via impedita. Il ponte sul torrente Pontebbana di 40 metri costituiva l'antico confine tra i due stati ed è qui che la linea fu inaugurata l'11 ottobre 1879. Il segnale di partenza di Pontebba, accoppiato all'avviso di Laglesi e San Leopoldo, si è disposto a via libera. È a destra e quindi a vela quadrata.
grandi lavori per l'ampliamento della stazione e del relativo piazzale comportarono una variante del tracciato. In fondo abbiamo la nuova galleria artificiale del Rio Uccelli di 101 metri. Ma un tempo la linea piegava verso sinistra e tramite una galleria, oggi non più esistente, aggirava una piccola collina. Inizia l'ascesa al 22 per 1000. La galleria a sinistra è del futuro tracciato, il cui progetto fu proposto nel 1972 dall'ingegnere triestino Paolo Pellis. La linea a doppio binario, oggi operativa fino a Pontebba, è studiata con criteri quasi d'alta velocità. Pendenze contenute entro il 10 per 1000 e raggi di curvatura di 4000 metri. Con modifiche soprattutto nella zona di Tarvisio da parte dei tecnici della seconda unità speciale delle Ferrovie dello Stato, il progetto è ora in fase di ultimazione. La Glesi e San Leopoldo è stazione telecomandata da Pontebba. La pendenza è ora al 16 per 1000 e siamo nella Val Canale, l'antica Canal Thal, nella Carinzia austriaca. Galleria artificiale Braida di 38 metri. Viadotto di Lusnitsa, di 92 metri, 21 per 1000 in ascesa. Bagni di Lusnitsa si incrocia il treno 43055 Villaco Sud Mestre.
stazione è nel tipico stile austriaco e l'ascesa riprende al 22 per 1000. L'avviso di rallentamento a 65 km orari e compreso in orario è dovuto alle condizioni del ponte di Granuda Grande, sul quale passeremo fra breve. Siamo su un tratto che, per frequenti curve a raggio stretto e pendenza, è stato teatro in passato di numerosi svii e la velocità ammessa è di 75 km orari. Prudentemente, i macchinisti si tengono poco al di sotto di tale limite. Tabella d'inizio rallentamento. Il ponte di Granuda Grande, di 15 metri, è seguito dalla tabella rettangolare verde. Galleria del Rio Paluga, di 243 metri. Galleria del Rio Ranc di 340 metri, l'ultima sul tratto esercitato dalle Ferrovie dello Stato. Allo sbocco la fermata di Malborghetto. Ponte sul Fella di 20 metri, 9 per 1000 in ascesa. Ponte su strada campestre di 16 metri.
Le tavole di orientamento precedono il segnale di protezione di Ugo Vizza, disposto a via libera. Dopo il segnale di partenza, l'ascesa è al 10 per 1000. Un viadotto della nuova linea Pontebbana. Più avanti, poco dopo l'uscita sotto il ponte autostradale Ferstadt, il nuovo piazzale della stazione di Ugo Vizza Valbruna. Alla fermata di Valbruna-Lussari, l'ascesa torna al 21 per 1000. Il segnale di avviso di Campo Rosso proietta luce gialla lampeggiante. Siamo al culmine, a 817 metri sul livello del mare, sullo spartiacque tra l'Adriatico e il Mar Nero, chilometro 86 più 677. Dopo un tratto orizzontale di 121 metri, inizia una contropendenza prima del 17 e poi del 21 per 1000. Ridotta la velocità per rispettare quanto segnalato dal giallo lampeggiante, troviamo il segnale di protezione di Campo Rosso a via libera.
Evidentemente, nel percorso tra l'avviso e la protezione, il dirigente movimento di Camporosso ha creato l'itinerario per il transito. Superata la stazione di Camporosso, riprende la discesa al 22 per 1000. Sul rio Bartolo di 14 metri. Passa sopra Tarvisio, scena destinata a scomparire, perché il nuovo tracciato porterà direttamente alla stazione centrale con la galleria Lussari. Il segnale di avviso di Tarvisio proietta luce gialla lampeggiante. Transito per la fermata di Tarvisio città. La pendenza si assesta per un breve tratto ai 4 per 1000, quindi al 18, e il treno riduce velocità da fascicolo orario a 60. Le tavole di orientamento annunciano la protezione di Tarvisio centrale. Luce gialla, via libera con avviso di via impedita. Siamo prossimi all'abbassamento dei pantografi, necessario per il cambio di tensione con le ferrovie austriache. Tra breve sentiremo il disinserimento dei circuiti di trazione.
Per inerzia procediamo fino alla fine dell'itinerario di arrivo. In alto, vicino al filo di trazione, i segnali per l'abbassamento pantografi, tratto neutro e alzamento pantografi secondo il regolamento segnali austriaco. Siamo sotto tensione 15.000 volt. Il treno si ferma al chilometro 93 più 586 delle Ferrovie dello Stato e 405 più 469 dell'antica Ferrovia Rudolfiana. Buona chiave, amico. A differenza di quanto visto a Modane, a Tarvisio viene effettuata la manovra del lancio affidata lato Italia ad una locomotiva da manovra diesel. La 1044 si accosta per agganciarsi alla E652. Il manovratore fa segno al macchinista di portare leggermente avanti la locomotiva per staccare la E652 dalla prima vettura. Mentre la polizia di frontiera controlla i documenti dei viaggiatori, le due locomotive si allontanano per portarsi su un binario non ingombro ed effettuare il lancio. La 1044 ferma in corrispondenza del manovratore che sgancia la E652, quindi effettuerà una breve corsa e frenatura mentre la macchina italiana, per inerzia, ritornerà nella zona sotto tensione a 3.000 in corrente continua. La locomotiva austriaca torna in testa all'Eurocity 30 che porterà fino a Vienna con lo stesso macchinista ad agente unico. Saliti a bordo, vediamo il banco di manovra con al centro il fascicolo delle prescrizioni che viene pubblicato ogni 15 giorni. Vari pulsanti, tra cui quello dell'indusi e i comandi di trazione.
Il segnale di partenza è verde ed è italiano, ma la cifra 3 e non un triangolo bianco a contorno nero indica la velocità 30 che il treno dovrà tenere fino allo scambio estremo di Tarvisio. Ci troviamo sulla vecchia linea rudolfiana che collegava Lubiana con Tarvisio Villaco, Zelstal, Amstetten sulla linea Vienna-Lienz-Salisburgo, appartenente alle regie ferrovie imperiali austriache. La linea collegò nel 1870 Jesenice a Tarvisio Villaco. Inizia la pendenza al 20 per 1000. Indicato dalla cifra 6 a destra, la velocità in questo tratto è di 60 km orari. Galleria di Coccao Grande di 517 metri, la più lunga della vecchia ferrovia rudolfiana. Uscita il ponte sul Rio dei Carri di 52 metri. Galleria di Coccao Piccola di 140 metri. Ponte sul Rio Canal di 31 metri. Vediamo le tavole di orientamento del segnale di protezione di Törl-Maglern e più avanti, in fondo al breve rettilineo, la deviazione istituita per i lavori del nuovo tracciato. Il segnale proietta due luci verdi inclinate, via libera con avviso di via libera. Poi si entra nella galleria di Coccao Nuova di 130 metri. Le tavole bianco-rosso-bianco preannunciano il segnale di protezione di Törl posto a via libera. A sinistra il triangolo 3 avvisa di un rallentamento a 30.
Quindi il segnale è posto a via libera. A destra in basso una freccia rossa a livello del binario indica l'eccezionale posizione del segnale a sinistra. A questo piccolo passaggio stradale siamo in Austria, chilometro 97 più 952 italiano, 401 più 093 della linea rudolfiana. Il triangolo col 5 indica avviso di rallentamento a 50. La lettera A segna l'inizio del precedente rallentamento a 30. Secondo il regolamento segnali austriaco, il punto di rallentamento è costituito da una A nera su fondo bianco, la sua fine da una E. Vediamo la E di fine rallentamento a 30 ed entriamo a Törl in pendenza al 20 per 1000. A destra la tabella d'avviso inizio tratto neutro, ove occorrerà disinserire la locomotiva. Lettera A per l'inizio del rallentamento a 50. Che pendenza c'è, Paolo? Ma sui 12. Sembra ben di più. Il segnale di inizio tratto neutro a vela romboidale di colore azzurro. Il tratto neutro è necessario essendo la linea in corrente alternata. Fine tratto neutro. Il cicalino ha confermato il reinserimento della trazione. Altro avviso di rallentamento a 30. Il segnale di avviso di Arnoldstein mostra una luce gialla e due verdi a triangolo. Avviso di velocità a 60. Come la locomotiva passa il segnale, il magnete indusi fa suonare l'allarme che deve essere tacitato entro 3 secondi, pena l'arresto del treno. La E a sinistra e la A a destra indicano il punto in cui termina il rallentamento a 50 e inizia quello a 30.
infine il rallentamento a 30. Ponte sul fiume Geilitz di 52 metri e il segnale di protezione di Arnoldstein che mostra doppio verde, cioè velocità 60. Sotto, due luci verdi inclinate avvisano via libera. Il treno fa il suo ingresso in stazione in deviata. In Austria i treni viaggiano sul binario di destra. Il passaggio a sinistra è possibile essendo la linea banalizzata. Il binario di corsa è occupato dal treno 45009 Villacco Sud Pontebba in attesa di via libera. La velocità può essere aumentata a 130 e la pendenza si attenua al 14 per 1000. Fino alla fine degli anni Ottanta anche questo tratto, fino a Villacco, era a binario semplice. La tabella orizzontale a righe nere ci avvisa della fermata di Pöschkau. Il segnale d'avviso ci mostra una luce gialla e due verdi a triangolo con sotto la cifra luminosa 8. Avviso di velocità a 80. Suona l'indusi. A differenza della nostra ripetizione segnali, è un sistema che controlla la vigilanza del macchinista sul segnale di avviso in vari punti tra questo e il segnale d'arresto o comunque restrittivo. Torniamo sul binario di destra. Il segnale di protezione di Villacco Sud mostra due luci verdi con cifra luminosa 8, confermando così la velocità 80.
La fermata di Neuhaus an der Gail. Siamo al triangolo lato ovest dello scalo di Villacco Sud. La tabella 10 indica velocità 100. Fermata di Fürnitz, ci troviamo alla circonvallazione esterna del grande scalo merci di Villacco Sud. All'estrema destra e sinistra sono rispettivamente il collegamento con la linea per Jesenice e l'uscita dallo scalo. Ponte sul Gail di 104 metri, ma da destra proviene la linea transalpina da Trieste Campomarzio Jesenice. Il gruppo di scambi AUN dello scalo di Villacco Sud. Gruppo di scampi Warmbad, telecomandato da Villacco Sud. Fermata in presenziata di Warmbad Villacco. Il binario più a sinistra è riservato alle locomotive isolate dal deposito allo scalo. Sotto il segnale di protezione di Villacco Ovest, la cifra 6 in triangolo indica velocità 60 in uscita dalla stazione. A sinistra, mentre si transita per Villacco Ovest, si trova il grande deposito locomotive.
segnale di partenza mostra due luci gialle con verde in basso. Avviso di velocità a 40. Ora le linee sono due a semplice binario. Quella di sinistra è percorsa dai merci che aggirano Villacco Centrale tramite una circonvallazione o si dirigono sulla linea dei Tauri per il bivio di Lind. Quella di destra porta a Villacco Centrale. I due grandi ponti sulla Drava di 117 metri. Il segnale di protezione di Villacco Centrale mostra verde-giallo, velocità 40 e due gialli orizzontali, avviso di via impedita. Da sinistra proviene la linea dei Tauri e della Drava Pusteria. Il segnale di partenza è rosso. In fondo una locomotiva da manovra attende il segnale per prelevare le prime due vetture dell'Eurocity 30 ed agganciarle ad un Intercity diretto a Salisburgo.